1982 dell'Ascoli, poi una stagione al Como per tornare all'Ascoli dove disputa tre campionati di A ed uno di B. Nell'89 passa alla Fiorentina dove rimane fino al 94, poi Palermo per due stagioni, quindi dal 96 al 2001, anno in cui termina la carriera, gioca nel Ravenna nel 96, poi al Venezia nel 97 e dal 97 al 2000 termina la carriera in C1. Colleziona 7 presenze nell'Under 21. Nel 2001 inizia anche la carriera di allenatore, prima nel Venezia, poi nel Cesena, nel 2002-2003, quindi Vicenza, poi Piacenza e Chievo e Brescia nel 2009, portandola in Serie A. Il premio nazionale Nereo Rocco, personaggio emergente dei campionati professionisti per la stagione 2009-2010, è stato assegnato dalla giuria a Giuseppe Iacchini. Il presidente del CONI regionale, dottor Paolo Ignesti, e il titolare della ditta Chiti, che è sponsor unico di questo premio, dottor Mario Chiti. Prego, dottore. Signori, guardate qui, anche di qua, grazie. Giuseppe, qui, ecco. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti innanzitutto. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno votato e sono orgoglioso di questo premio per due motivi. Primo, perché titolato un grandissimo maestro, un grandissimo allenatore, un esempio penso per tutti e per tanti allenatori che sono arrivati dopo di lui. Nello stesso tempo perché lo vengo a ricevere in una città, quella di Firenze, dove per diversi anni ho giocato, dove sono rimasto molto legato e dove porto sempre con me dei ricordi bellissimi e ogni volta che arrivo qui mi si apre il cuore. Quindi mi considero a casa, è una città dei tifosi, di una squadra che rimarrà sempre con me, i miei ricordi nel cuore. Ringrazio tutti.